Anche a Gela, Forza Italia lancia una nuova sfida in giro con una Fiat 500 per cercare nuove forze, per dimostrare che il partito fondato da Berlusconi conta ancora. L'iniziativa Missione Azzurra vede due membri dello staff del presidente Berlusconi a bordo di un'auto per ogni regione che percorrono l'Italia con il compito di aprire nuovi club. Forza Silvio, e dimostrare a tutti che Forza Italia è presente, si sta strutturando sul territorio. Ieri tappa in piazza Umberto I. Con questa iniziativa che è Missione Azzurra vogliamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati di 12.000 club in tutta Italia. Noi siamo qui per rincontrare di nuovo la nostra gente, per ricreare quel movimento, quel movimentismo che c'è sempre stato in Forza Italia. Ad accogliere l'iniziativa ieri Enzo Pepe ed Ignazio Russo. Oggi siamo qua per dimostrare a tutta la cittadinanza, a tutto il territorio di Gela e tutta la provincia che siamo presenti, belli, numerosi e vogliosi di fare bene per i nostri concittadini e per i nostri, amici. Devo dire che sono contento della partecipazione della gente, perché appena chiamo le persone per fargli sapere questa iniziativa, partecipano tutti, perché la gente è stanca di questa politica. Noi abbiamo capito che, insomma, in questi anni si è sbagliato, dobbiamo scendere di nuovo sul territorio, dobbiamo andare nelle case della gente e vedere quali sono i problemi e risolvere i loro problemi. Credo che non si possa minimamente parlare di nessun settore che abbia subito un minimo di impulso in 20 anni. È assolutamente vergognoso, ecco perché chiediamo la fiducia. Siamo davvero la speranza per il futuro. Forza Italia gela un obiettivo, lo ha dichiarato apertamente ieri sera. Forza Italia si candida prepotentemente alla guida di questa città, quindi ormai è inutile nasconderci. Il nostro obiettivo è conquistare la sindacatura di Gela 2015, perché la sinistra ormai ha commesso troppi errori in questo territorio e non può più essere la guida di questa città. Che ricordiamolo, nei fatti è la quinta città della Sicilia. Non dobbiamo mai dimenticarlo, e questo territorio e questi cittadini meritano molto di più.